Fantino. Grazie. Belisario. Benassi. Presente. Caccamo. Carlone. Carrus. Cerconi. Ciancio. Cofano. Coia. Giuliano. Gugliotta. Laddaga. Lancia. Lanotte. Lelli. Lenci. Lozzi. Matronola. Poli. Stelitano. Tredicine. Tutino. Presente. Villa. Vitrotti. Presidente. Assenti sono 4 consiglieri di cui uno giustificato. Allora, presenti 20 consiglieri più la Presidente, assente 4 consiglieri di cui uno giustificato. Quindi abbiamo il numero legale per poter aprire la seduta. Nomino quale scrutatore della seduta i consiglieri Caccamo, Cofano, Lozzi. I suddetti consiglieri sono pregati di non allontanarsi dall'aula, sono previa comunicazione alla Presidenza. E comunica che Lello sta facendo le copie della delibera sul bilancio, quindi lo sta facendo adesso, quindi saranno subito disponibili per tutti i consiglieri. E comunico anche che consigliere Coia, ai sensi del regolamento, ha chiesto di poter intervenire durante la discussione per mezz'ora. Comunico anche che è stato presentato un emendamento modificativo, facciamo anche di questo le copie e verrà messo a conoscenza di tutti i consiglieri, e due ordini, allora. Allora, scusate. Abbiamo due ordini del giorno. Allora, un emendamento e due ordini del giorno. Ora questi saranno, ripeto, fotocopiati e messi a disposizione del Consiglio. Scusate. Siamo? Sì. Allora. Possiamo iniziare il consiglio, ripeto, entro un minuto, due minuti arriveranno le copie della delibera. Prego l'assessore Gian Siracusa di aprire la discussione, prego. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Siamo al termine di un percorso amministrativo molto complicato, conclusosi con la fine anticipata dell'amministrazione eletta nel 2013, e a tutti noi sono note le difficoltà che ci siamo trovati davanti. E oggi affrontiamo una discussione sul previsionale 2016 con la consapevolezza che soltanto con la nuova amministrazione che uscirà dalle elezioni di primavera si potrà di nuovo parlare di bilancio politico, fatto di scelte strategiche, di politiche sistemiche in grado di destinare i fondi a disposizione, anche se pochi, secondo criteri non indifferenti, ma per l'appunto politici. Come ci siamo più volte detti in questi quasi 3 anni, la gestione delle risorse dell'amministrazione Alemanno è stata disastrosa. Lo spostamento del debito storico alla gestione commissariale, che è avvenuto nel 2008, non ha impedito al sindaco Alemanno di generare un nuovo buco di 800 milioni di euro, con le cui conseguenze i cittadini hanno pagato a caro prezzo e continuano a pagare. Con gran fatica durante l'amministrazione di centrosinistra i conti del comune sono tornati sotto controllo e questa è una grande vittoria che comunque dobbiamo riconoscere. Il prezzo di tutto questo è stato elevatissimo, come sappiamo 550 milioni in 3 anni necessari al piano di rientro, ben 180 milioni soltanto per il 2016. Oltre a questo, una generale necessità di razionalizzare le spese e di garantire che le previsioni di entrata siano effettivamente corrispondenti con quanto poi accertato ed incassato. Come ultimo elemento, che non è certo marginale,
le nuove regole contabili che abbiamo iniziato a vedere nel 2015, l'armonizzazione, il pareggio di bilancio, la corrispondenza di entrate e uscite, le giuste esigenze di un bilancio sempre più rispondente ai numeri reali non è però un passaggio indolore. E questo credo che emerge chiaramente dalla lettura dei numeri del Comune di Roma. Per quanto riguarda appunto il bilancio generale, sul titolo primo e quindi sulla spesa corrente, siamo passati da poco più di 6 miliardi del 2015 ai 4 miliardi e 800 milioni del 2016. Sul titolo secondo, quindi sul piano investimenti, sul conto capitale, nel 2016 avevamo 1,5 miliardi, 1,515 miliardi, oggi parliamo di poco più di 1 miliardo. Nonostante dunque una situazione complessivamente difficile, abbiamo visto come nelle delibere propedeutiche al bilancio che abbiamo votato, che sono state votate una settimana fa, la gestione commissariale ha deciso comunque di non aumentare tariffe e aliquote, che sono rimaste invariate rispetto allo scorso bilancio. Andiamo nel dettaglio del progetto di bilancio 2016-2018 relativo al municipio Roma 7. Tenendo conto, questo insomma ce lo dobbiamo avere sempre in mente, che si tratta di un bilancio commissariale, tecnicistico quindi, nella cui formulazione è mancato un passaggio importantissimo, che è quello del confronto politico, che avrebbe permesso un'allocazione diversa e un'allocazione più politica delle risorse. Per quanto riguarda il nostro bilancio è necessaria appunto una lettura approfondita e trasversale del bilancio del municipio, perché i numeri che oggi ci troviamo di fronte li dobbiamo leggere e confrontare anche alla luce delle regole contabili di cui abbiamo parlato, che determinano al di là dei numeri l'effettiva erogazione del servizio e purtroppo una contrazione dell'erogazione dei servizi. Per quello che riguarda il titolo primo, il progetto di bilancio 2016 ammonta a 20.847.691 euro, a fronte di un impegnato 2015 di 19.479.489 euro, quindi più o meno con un incremento delle risorse a disposizione di circa 1 milione di euro, che corrisponde grosso modo al 4% in più. Questi dati generali, inseriti all'interno del quadro finanziario complessivo del Comune di Roma, rappresentano un elemento positivo, perché insomma, a fronte della necessità di rientrare di 180 milioni sul pareggio di bilancio, la spesa corrente a disposizione dei municipi non viene ridotta, ma semmai un po' incrementata. E tuttavia, e questo non possiamo assolutamente negarcelo, questo incremento di risorse non corrisponde ad un incremento dei servizi resi alla città, poiché a questi fondi che troviamo sul progetto di bilancio non si sommano più i 4 milioni e mezzo del fondo pluriennale vincolato che abbiamo potuto utilizzare nel 2015 e che ci hanno permesso di erogare contributi, di garantire servizi e di mantenere strade ed edifici. Il fondo pluriennale vincolato è composto dalle risorse stanziate nell'anno o negli anni precedenti, impegnate e non effettivamente spese nell'annualità di competenza, residui, prestazioni non rese, fondi che l'amministrazione si trascina nell'annualità successiva e che hanno consentito di sopravvivere negli ultimi anni alla mancata approvazione del bilancio a inizio anno, cosa che ci siamo trovati, che abbiamo visto sulla nostra pelle. Ci siamo insediati nel 2013, il primo bilancio è stato approvato soltanto nel mese di dicembre, alla gestione in dodicesimi, prassi ormai, come abbiamo visto, consolidata, che con grande sforzo è stata superata dall'amministrazione appena conclusa. Oltre a questo, una progressiva diminuzione di risorse, ce lo siamo detto più volte in questi 3 anni, con l'accorpamento noi abbiamo perso di fatto il bilancio del municipio più piccolo. Come ci siamo più volte detti, dal 2015 questo trascinamento non è più consentito e ciò che è di competenza è da riferirsi ad un'annualità, va effettivamente speso entro il 31 dicembre e non soltanto impegnato. Ovviamente le esigenze contabili e di riallineamento della gestione delle entrate e delle uscite sono imprescindibili, ma necessitano di un periodo di assestamento prima di raggiungere una nuova normalità contabile.
Dunque, dicevamo, rispetto ad un fondo pluriennale vincolato 2015 di 4 milioni e mezzo, nel 2016 lo stesso fondo ammonta a 468 mila euro sul titolo primo. È opportuno evidenziare che le risorse che andavano a riempire il fondo pluriennale vincolato non erano spese nell'anno corrente, non perché non servissero, ma solitamente perché il loro utilizzo era subordinato all'accertamento delle entrate che avveniva a fine anno, la legge Bucalossi, i proventi delle contravvenzioni e delle sanzioni urbanistiche, insomma, dipendevano appunto dall'accertamento delle entrate che solitamente avviene alla fine. Oltre a questo, e in particolare sui lavori pubblici, l'indizione di gare d'appalto a fine anno ha sempre garantito, insomma, in questo regime di precarietà di bilancio con l'approvazione sempre ritardata, ha garantito la manutenzione per tutto l'anno successivo fino all'approvazione appunto del nuovo bilancio. Ricordiamoci che non è sempre stato possibile impegnare sul triennio. Per quanto riguarda il titolo secondo, anche qui lo stesso problema del fondo pluriennale vincolato, che si unisce alla parte di piano investimenti imputabili ai fondi regionali. Di fatto sul fondo pluriennale vincolato abbiamo 728 mila euro, a cui si aggiungono 2 milioni e mezzo sul triennio di fondi regionali sulle scuole del territorio. Nei fatti il piano investimenti è assolutamente insufficiente. Per quanto riguarda il dettaglio delle singole aree, sugli interventi per categorie di disagio sociale, centro di costo IAB, il progetto di bilancio prevede un incremento del 3% rispetto all'impegnato 2015, 8.784.000 euro, a cui si aggiungono 383.000 euro del fondo pluriennale vincolato. E tuttavia gli uffici hanno rappresentato la necessità di ulteriori stanziamenti aggiuntivi di 200.000 euro per i contributi adulti ed assistenza indiretta. Sugli interventi per minori, la cui cifra è riconfermata rispetto al 2015, quindi più o meno 5 milioni e mezzo, sono necessari 260 mila euro per aumentare le ore di assistenza agli alunni disabili nelle scuole, che avevamo dovuto ridurre per consentire la presa in carico di tutte le richieste, 412 bambini. Sugli interventi degli anziani, la cifra dello scorso anno è stata decurtata del 5%, mentre noi avremmo bisogno in più rispetto al 2015 di 150.000 euro per rispondere alle esigenze di contributi agli anziani e 175.000 euro per coprire l'assistenza domiciliare SAISA. Sì, ma arriva a me. No, qua arriva così. Scusi un attimo, assessore. No, se qualcuno può chiamare Lello, sta facendo le coppie. Scusate, forse è opportuno chiudere almeno questa porta, quella deve rimanere aperta. Insomma, quella non si può chiudere. Scusate. Su. Come siete delicati, su, tutti a sciare. Scusate. Scusate. Possiamo? Allora, cosa è? Scusate. Prego, assessore. Allora. Per ciò che riguarda la manutenzione ordinaria scuole, nidi, materne, elementari e medie, si registra complessivamente un decremento delle risorse disponibili di 100.000 euro a fronte di una necessità di 600.000 euro in più. Sulla manutenzione strade registriamo un incremento positivo del 13% delle risorse a disposizione, con un progetto 2016 di quasi 2.200.000 euro.
Però per rispondere effettivamente a tutte le necessità di manutenzione strade, gli uffici ritengono sia necessario uno stanziamento aggiuntivo pari al 50% del progetto, quindi 1 milione di euro in più. Su cultura e sport registriamo nessuno stanziamento anche per il triennio 2016-2018, insomma gli uffici indicano almeno 30.000 euro per ognuno dei centri di costo come necessità minima. Per quanto riguarda il verde, registriamo un incremento, seppure di lieve entità, dei fondi a disposizione in applicazione alla delibera di concessione ai municipi delle aree verdi al di sotto dei 5.000 metri quadrati. Oltre alle risorse aggiuntive fin qui rilevate, la gestione commissariale e ragionieristica del bilancio, che insomma, come ho già sottolineato, non ha consentito una distribuzione delle risorse più legata alle politiche di bilancio che alle norme tecniche, ha reso necessaria una rimodulazione a saldi invariati e a parità di servizio erogato. Tale rimodulazione si configura necessaria per rispondere alle urgenze di interventi improcrastinabili e indifferibili, derattizzazioni, demolizioni in danno, manutenzione ordinaria a scuole, contributi anziani, manutenzione ordinaria a mercati e a quelle spese necessarie per il corretto e minimo funzionamento degli uffici. La delibera di bilancio che oggi si sottopone al vaglio del Consiglio contiene quindi la necessità delle risorse aggiuntive e delle rimodulazioni appena indicate. Non sfugge a nessuno di noi la tipicità di questa discussione di bilancio, così come l'anomalia dell'assenza di ogni interlocuzione politica con l'amministrazione centrale in fase di costruzione. Ma nonostante questo, il ruolo del municipio è quello di indirizzare e migliorare, ove possibile, il progetto presentato, rappresentando le reali e realistiche esigenze supplementari che consentirebbero la messa in sicurezza dei servizi e delle manutenzioni, e allo stesso modo di rimodulare a saldi invariati per poter rispondere alle necessità più stringenti e non rinviabili del territorio. Per questo chiediamo il voto favorevole al parere in delibera. Grazie. Grazie assessore. Allora apriamo la discussione. Io allora richieste di intervento. Consigliere Tutino, prego. Presidente, non è sul bilancio, se mi dà un minuto per qualcosa che avevo già precisato, per richiedere a noi tutti sul fatto che ci siano. E non può essere diversamente. Non ho capito, consigliere Tutino. Arrivo al dunque. I vigili spesso. Ma c'erano dei vigili? Sì, sì, sì. Debbono presidiare armati perché non possono lasciare l'arma. Debbono presidiare. Possono anche stare dentro. Sì, no, so bene questo. Possono anche stare dentro l'aula, consigliere Tutino. Finisco davvero in un minuto. Auspico, presidente, che in breve si trovi il modo di far sì che non ci siano agenti armati all'interno di un'istituzione che poi si chiama Sala Allende, finché si chiamerà tale. Consigliere, ho capito. Direi che scusate, consigliere Cercone, per cortesia. Perché? Consigliere, ho capito. Il rispetto. No, ho capito il suo intervento, però i vigili in servizio che hanno in dotazione l'arma non possono lasciarla in qualsiasi modo. Quello che auspico è che scriviamo come consiglio. Che scriviamo. Consigliere Tutino, ho capito il suo intervento, le sto rispondendo, che i vigili che sono in servizio e che hanno in dotazione l'arma non possono lasciare l'arma, quindi possono stare in sala consiglio anche con l'arma. Esattamente, io sto auspicando che troveremo una soluzione rispetto ai turni e che quindi è un argomento che abbiamo già affrontato con i vigili in qualche altra seduta precedente. Perché in una istituzione. Consigliere Tutino, ho capito, andiamo avanti con la discussione. Istituzione democratica. Le ho già risposto. Non ci siano agenti. Consigliere Tutino, le ho già risposto. Così la cercone che c'è. Io volevo chiedere se è possibile, visto che non abbiamo avuto prima gli ordini del giorno e quanto ci è messo a disposizione oggi dal Consiglio, se possiamo sospendere 10 minuti. Gli ordini del giorno si possono presentare in qualsiasi momento della discussione. Non è una critica. No, io lo sto prendendo come una critica. No, per verificare. No, le sto dicendo.
per verificare gli atti, se possiamo sospendere 10 minuti in modo tale da avere una situazione più chiara, perché attualmente io purtroppo, forse mi è sfuggito a me, ma non ho neanche... Le copie delle delibere sono arrivate, giusto? Bello? Volevo sapere se è possibile sospendere 10 minuti e permettere a tutti di prenderli. Allora, facciamo così, manteniamo un po' d'ordine per cortesia. Allora, facciamo, siccome le copie della delibera sono arrivate adesso, d'accordo? Allora, io sospendo il consiglio 10 minuti per permettere a tutti i consiglieri di prendere visione della delibera, poi ricominciamo col consiglio. Allora, 10 minuti. Intervento, che ripeto, ha chiesto di parlare per poter di per mezz'ora, consigliere Coia. Allora, buongiorno a tutti, grazie alla Presidente e alla Giunta che ci fanno finalmente l'onore di essere presenti in Consiglio dopo lungo tempo. E quale onore? D'altronde, diciamo, anche nelle commissioni, diciamo, l'abbandono del Consiglio come organo democratico, insomma, si è visto lungo tutto l'arco della consigliatura, e questo ci dispiace. Parliamo ora del bilancio. Si è detto, si è puntato il dito contro il sindaco Alemanno, per carità. Chi può spendere una parola di favore chi può spendere una parola di favore per lui? Non lo so, manifesta incapacità, non lo so qual è l'attenuante, però ha notevoli predecessori. Veltroni, grande comunicatore, grande persona di cultura, ci lascia un debito pauroso in gestione commissariale. Abbiamo un debito che si aggira ora tra i 14 e i 16 miliardi, e non stiamo parlando degli 800 milioni. E Rutelli ha fatto piena continuità con Veltroni, quindi Veltroni, Rutelli, Alemanno, vogliamo arrivare a Marino? Marino ha fatto un buco da 450 milioni, nonostante tutti gli aiuti ricevuti dai suoi, diciamo, compagni di partito, Zingaretti e Renzi, perché i trasferimenti da Regione e Stato hanno attenuato questo buco di bilancio. Quindi questo o quello per me pari sono. Ognuno di questi ha manifestato, nella migliore delle ipotesi, incapacità di gestione, però forse c'era anche altro. Per chi ha esaminato con curiosità i dati e la nota integrativa del commissario, quel commissario che non è che ha fatto un nuovo bilancio, quel commissario ha ereditato il bilancio di Marino e ha fatto dei piccoli ritocchi, dei ritocchi contabili. Allora, dice Tronca, cosa facciamo? Come si fa nelle società private? Dobbiamo ridurre le spese, via, sforbiciate percentuali, da 6 miliardi dobbiamo arrivare a 4 miliardi e 8, senza guardare poi nel dettaglio quali servizi si tagliano o meno, si tagliano delle percentuali. Però questo significa nel sociale che da 783 milioni a livello comunale passiamo a 663 milioni, 120 milioni in meno. Ha voglia a chiedere dei ritocchini, insomma, o a muovere cifre a livello municipale. Le entrate anche sono previste in diminuzione, perché la crisi poi non ci permette comunque di muoverci agilmente, le famiglie sono in crisi, non è che possono pagare le tasse, quindi questo aumenta il sommerso. Poi ci sono le diminuzioni derivanti da modifiche alle tasse della IUC, ad esempio. E purtroppo, diciamo, qui ci vuole un esperto di bilancio che abbia il tempo per esaminare questo bilancio. Ci è stato dato 4-5 giorni, perché i 10 giorni poi si traducono sempre in un fine settimana che si perde, per esaminare centinaia di pagine ci sono stati dati 4 giorni. Quello che possiamo evidenziare è che c'è
un qualcosa che non torna. A parte cercare di diminuire le spese a fronte di diminuzione di entrate, lo stesso Tronca non ci crede in questa analisi che ha fatto. Lo stesso Tronca dice che ci sono degli elementi di rischio elevati e che se tutti questi si manifestassero non si rientrerebbe nei limiti previsti. È credibile questo bilancio? No, quando uno stesso commissario dice questo, ho i miei dubbi che si riesca a ottenere il risultato desiderato. Quindi segnala incertezza delle stime e rischio di sforamento dei limiti del piano di riequilibrio. A me questo bilancio dà l'impressione che si stia cercando di tenere su tra capacità di indebitamento attuale e cifre, previsioni, come dice lui, perché sono previsioni queste, non suffragate da elementi probatori, cioè si basa sulle spese fatte nel 2015, ma ci sono elementi che comunque sono caratteristici dell'anno e della peculiarità, cioè faccio un esempio banalissimo, insomma, se fino a quest'anno le scuole hanno retto, può darsi che quest'anno tutti i tecnici delle scuole abbiano bisogno di un ritocco per infiltrazioni. Quindi sono elementi, diciamo, come dire, poco prevedibili, a meno che uno non faccia un'analisi approfondita e controlli qual è lo stato manutentivo di strade e edifici scolastici, cosa che assolutamente non è stata fatta. Quindi a pagina 13 della nota mi ha lasciato proprio basito l'espressione che se i rischi si manifestassero per intero le disponibilità sarebbero insufficienti alla copertura. Siamo a rischio fallimento del Comune di Roma. Stiamo pagando il debito commissariale fino al 2048 e stiamo esaurendo i fondi. Se guardate l'anno 2017-18 nelle previsioni di bilancio i fondi sono ancora minori del 2016, ma notevolmente minori. Altra cosa che fa pensare, le entrate da altre amministrazioni sono previste in aumento. Ora io voglio vedere se, come dice qui, da 1 miliardo e 53 milioni passeremo a 1 miliardo e 395 milioni nel 2016, se mai il Movimento 5 Stelle dovesse vincere Roma, se verrà mantenuta questa cifra di trasferimenti da regioni e Stato. Stiamo organizzando un complotto, consigliere Coia. No, queste sono le battute che... Mi permette la battuta? Sì. Molto affettuosa anche. Vogliamo vincere questo complotto, diciamo, noi vogliamo governare, possibilmente dimostrare di voler fare delle cose concrete. Altra cosa che fa pensare sono alcune cose poi contenute nel bilancio. Il turnover del personale. Allora, il turnover del personale, Marino ha messo su un bellissimo discorso volto a ridurre le spese che mi pare, se non sbaglio, era intorno al 33%, un terzo del reintegro del personale. Stranamente, l'anno delle elezioni il turnover del personale è 100%, verranno reintegrati tutti. Per il 2017 e 2018, rullo di tamburi, ritorna al 25%. Accensione prestiti, siamo arrivati a 398 milioni, anche qui ogni tanto un prestito non fa male, perché tanto il Comune di Roma è bello sano, insomma, c'ha una capacità di indebitamento, perché c'è una tabella, quanto ci possiamo indebitare, dice Tronca, c'è una bella tabella nella nota integrativa e dice all'anno quanto ci possiamo indebitare, ma penso che il discorso sia fallimentare, non dobbiamo pensare a quanto ci dobbiamo indebitare ulteriormente, ma dobbiamo pensare a risanare sto Comune di Roma. Il discorso è invertire la tendenza. Io non ho visto nessuno che abbia presentato in questi anni dei conti che dicano andiamo in positivo di 70, 80, 100 milioni per cominciare a erodere il debito. No, il pareggio di bilancio è il massimo dell'obiettivo che ci siamo prefissi. Si usa il fondo di crediti di dubbia esigibilità in maniera... secondo me contabilmente corretta, ma
rischiosa. E cosa dire per concludere? Io chiedo sempre la mezz'ora, poi non voglio stancare le persone con discorsi vuoti. Nella sintesi, Marino prosegue, diciamo, il danno fatto dai suoi gestioni precedenti: Veltroni, Rutelli, Alemanno, Marino. Giudicate voi chi è il peggiore, sono tutti peggiori per me. Il dato di fatto è che Roma allo stremo non ce la fa più. Ci sono asili nido che chiudono, c'è ancora amianto nelle scuole, ci sono voragini e allagamenti, ci sono interventi a gamba tesa nei confronti dei cittadini in varie zone, realizzando opere che non sono per i cittadini, ma sono per i costruttori, a danno dei cittadini, perché se li facessero a vantaggio dei cittadini saremmo tutti contenti. Non c'è sicurezza da sulla parte delle strade, la manutenzione del verde, gli alberi rischiano di cadere addosso, e lo fanno ai cittadini, minando della salute. La manutenzione, pensateci voi genitori alle scuole, no? Lo Stato, non abbiamo soldi purtroppo, pensateci voi. I soldi però per opere come la vela di Calatrava, la nuvola di Fuxas era importante, è la prima opera. Qualunque di questi consiglieri penso che direbbe: cosa facciamo? Diamo i fondi al sociale o alla nuvola di Fuxas? Diamoli alla nuvola di Fuxas, no? Dove vogliamo arrivare fino a... non lo so. Il degrado, l'ho detto l'anno scorso, l'ho detto l'anno precedente, è sempre più avanzato. Non so se ce la facciamo a tornare indietro. Ogni anno che passa ce ne occorreranno 5 per tornare indietro. Si fa molta più fatica a costruire che a distruggere. Io dico che la sinistra ha avuto tante possibilità, la destra ha avuto una possibilità, è l'ora del movimento, dateci la possibilità di cambiare le cose. Grazie. Grazie a lei. Se non ci sono delle richieste di intervento, andiamo oltre. Consigliere Lozzi, prego. Visto che hanno tutti paura di intervenire, interveniamo noi, apriamo le danze. Allora, ci troviamo al terzo bilancio, mi sembra, in approvazione di questa consigliatura. Ci arrivano le solite 700 pagine a distanza di una settimana dall'approvazione. Bilancio sul quale diamo assolutamente solo un parere consultivo, derivato quindi, bilancio derivato dal Comune di Roma, in perfetto contrasto al tanto auspicato decentramento amministrativo. Quindi noi siamo qui, parliamo, diamo i nostri pareri su qualcosa che con molta probabilità non verrà ascoltata. Non era ascoltata quando c'era in piedi l'impianto politico del Comune di Roma, che era assolutamente confacente al quadro politico su Roma, perché era tutta la stessa parte politica che governava. Non ci hanno ascoltato nei precedenti bilanci, figuriamoci se oggi il commissario sta qui ad ascoltare i nostri pareri. E difatti, in maniera molto furba, mi perdoni Presidente, lei quest'anno fa il bilancio partecipato con i cittadini, giustamente, per 3 anni, finché avevamo il potere politico minimo di poter influire sul bilancio, perché magari c'era la stessa squadra partitica e politica che governava sia il municipio che il comune, i cittadini non li abbiamo assolutamente interessati nel bilancio. Guarda caso, a 2 giorni dell'espressione di parere facciamo un'assemblea in Sala Rossa per partecipare con i cittadini. Più che bilancio partecipato è un bilancio annunciato, un bilancio raccontato, dove neanche i consiglieri hanno la possibilità di esprimere il proprio parere. Però siccome l'ha fatto Tronca, è un commissario, magari possiamo far vedere quanto è cattivo questo commissario e quindi magari lavarci un po' le mani dell'ultima gestione di questa consigliatura. Diciamo che è una proposta carente per le necessità del territorio. Io oserei aggiungere, come sempre
In questi ultimi anni non mi sembra che le risorse arrivate in questo municipio siano state sufficienti ad amministrare un territorio così ampio con una popolazione così numerosa. Noi abbiamo la manutenzione ordinaria della scuola carente da ogni punto di vista. Arrivano decine e decine di segnalazioni quasi quotidiane di cittadini che si lamentano delle strutture fatiscenti, delle mense che non funzionano, della muffa, dei bagni che non ci sono, delle case occupate degli ex custodi all'interno delle strutture scolastiche che non solo occupano l'immobile in maniera abusiva, ma si permettono anche di recintare aree del territorio scolastico per metterci il loro barbecue. E non interveniamo, non abbiamo i fondi, non abbiamo i mezzi, non abbiamo mai nulla. Parliamo della manutenzione stradale? È diventata un colabrodo questa città, in particolare il nostro municipio, dal centro alla periferia. Se vogliamo andare in periferia in extragra, noi abbiamo strade che vengono continuamente chiuse perché non c'è manutenzione. Non solo non c'è manutenzione, non si sa neanche di chi è la competenza. Vediamo via Spatola, siamo riusciti a chiudere i due ponticelli di accesso all'unica via di un intero quartiere, ma non sappiamo ad oggi chi deve intervenire. Quindi i cittadini sono prigionieri di una via e noi ancora stiamo qua a rimbalzarci la palla tra Dipartimento, ACEA e Ufficio Tecnico e non riusciamo a risolvere il problema. In più, però, nelle nostre proposte chiediamo di togliere, anche se una cifra irrisoria, dalla manutenzione delle strade private. Che significa manutenzione delle strade private? Il municipio non ha in carico la manutenzione delle strade private, semmai ha in carico la manutenzione di parte di strade private aperte al pubblico transito. E vorrei ricordare che la maggior parte delle strade di questo municipio sono strade private aperte al pubblico transito. E noi non abbiamo mai soldi, fondi, quando abbiamo i fondi non ci abbiamo le ditte e non interveniamo mai. Che facciamo però? C'è una buca e mettiamo a presidiare la buca la polizia locale. La polizia locale, che non ha personale sufficiente per svolgere i compiti principali, noi li mettiamo a presidiare le buche del nostro territorio, gli alberi caduti perché manca anche la manutenzione del verde. E non credo che il piccolo incremento di bilancio sia sufficiente a mantenere il verde che questo municipio ha in carico. Parliamo delle politiche sociali? Leggeri aumenti, leggeri tagli. È dal 2008 che il governo ha tagliato quasi il 70% dei fondi per le politiche sociali, senza dare forme alternative di sostegno sociale, perché uno potrebbe prevedere dei costi minori se tu dai delle proposte differenti di gestione del sociale che abbiamo ora. Se tu tagli e mantieni la stessa gestione, vai semplicemente a discapito dei cittadini. E questa è la nostra situazione della manutenzione del verde. Ho già parlato e quindi queste cifre stanziate sembrano un'elemosina fatta al nostro municipio, punto, al nostro municipio come a tutti gli altri. Dopodiché parliamo del debito, abbiamo detto che questo criminale di Alemanno ha creato 800 milioni di debito. Al 2008 il debito di questa città era di 16 miliardi, Alemanno in perfetto sostegno con il nostro governo nazionale ha pensato di mettere nella gestione commissariale questi 16 miliardi di debito che attraverso l'accensione di mutui paghiamo noi cittadini romani e tutti i cittadini italiani. Quindi con la maggiore, con la più alta addizionale IRPEF di tutti i comuni italiani, noi con l'addizionale IRPEF di più alta di tutti i comuni italiani, invece di finanziare i servizi al cittadino, stiamo praticamente cercando di risolvere il problema del debito, che non solo era di 16 miliardi nel 2008, ma poi Alemanno anche ci ha messo il suo, perché durante la sua consigliatura si è accorto di debiti che non erano stati rilevati prima, che erano comunque risalenti prima del 2008, e quindi ha detto: che facciamo? Mettiamoci anche quelli. Quindi stiamo a 16-17 miliardi su un bilancio di Roma che costa di 5-6 miliardi, quindi il debito è abnorme rispetto al bilancio di gestione. Quindi la colpa è di tutti, non ci dobbiamo nascondere dietro a un dito. La mala politica ha gestito questa città da anni in modo sbagliato, perché se siamo ridotti come siamo ridotti oggi non può essere il problema di una consigliatura precedente, sono anni di consigliatura sbagliata dove le connivenze tra politica e criminalità, corruzione ha teso le loro tele nei nostri uffici amministrativi. È la politica marcia, è l'amministrazione marcia. Noi abbiamo un apparato burocratico dove non si riesce a capire chi deve fare cosa.
In una semplice struttura che potrebbe essere la manutenzione del verde di una villa, abbiamo uno spicchietto che lo deve fare il servizio dei giardini, uno spicchietto che lo deve fare l'ama, un altro che se ne deve occupare l'ufficio tecnico, poi di qua ci sta il centro anziani e c'è il sociale. E alla fine non facciamo mai nulla, perché continuiamo a rimpallarci le palle da un ufficio all'altro. Quindi un commissario, oltre a fare un bilancio che è inadeguato alle esigenze di una città, avrebbe dovuto continuare quel lavoro iniziato da Mafia Capitale e ripulire le strutture di questa città, prevedere uno snellimento della burocrazia che sta facendo affondare questo comune. In più, siccome stiamo sotto elezioni, logicamente il nostro capo del governo, il grande Renzi, che fa? Fa un accordo in maniera riservata con uno dei candidati sindaci, in cui impegna il governo ad accollarsi, prende l'impegno del governo di accollarsi il debito di 13 miliardi, di sbloccare l'ultimo finanziamento per il prolungamento della linea, di prorogare il piano di sicurezza previsto per il Giubileo. Quindi il nostro capo del governo che fa? Ha la possibilità di salvare Roma dalla crisi in cui versa, perché lo dice lui, perché se fa queste promesse significa che ce l'ha la possibilità, se no è un folle, però poi utilizza questo strumento come ricatto elettorale. Questa è la situazione in cui versa questa nazione, e noi, che siamo l'ultimo ente locale di questa burocrazia sconvolgente, che abbiamo solo un semplice parere consultivo e siamo lì a mercanteggiare su un euro in più, un euro in meno da mettere per coprire una buca, un piccolo servizio, e siamo con l'acqua alla gola, secondo me dovremmo fare un'unica cosa. In un ultimo sussulto di dignità dovremmo respingere al mittente questo bilancio, che rappresenta l'ennesima umiliazione di questa città e dei suoi cittadini. Grazie. Grazie a lei, consigliera Carus. Consigliere Tutino. Consigliere Lozzi. Consigliere Tutino, prego. Grazie Presidente. Vorrei ragionare sul quadro in cui, entro il quale nasce questo bilancio, che è un quadro che ha due aspetti, un quadro di malcostume nazionale e locale e un quadro di, diciamo così, ricatto internazionale nei confronti del nostro paese. Da una parte c'è il diktat del pareggio del bilancio e del fiscal compact, che autoimposto in Costituzione da una costruzione partitica sadomasochista che ha scelto questo per se stessa e per il Paese. Dall'altra c'è un malcostume che ha governato Roma non durante la consiliatura Alemanno, ma a partire dal mio compagno radicale Rutelli, per arrivare al nostro compagno Veltroni, per arrivare al vostro compagno, diciamo così, Alemanno, e che vorrebbe perpetuarsi, diciamo, con il nostro compagno radicale e democratico Giachetti. E questo malcostume ha fatto sì che la città e la cosa pubblica fossero fatte a pezzi a vantaggio dei potentati locali e delle clientele destinate a nutrire le preferenze elettorali. I risultati del crollo di questo sistema sono stati visibili in questi giorni. Anche attraverso la tristezza delle elezioni primarie che abbiamo vissuto a livello di una parte politica, ma a livello anche dell'altra, stessa cosa, cioè, tanto vale per Bertolaso, tanto vale per Giachetti, per il mio compagno Giachetti, tanto vale per tutti gli altri candidati. Quindi abbiamo un quadro internazionale di ricatto finanziario
che abbiamo ormai interiorizzato come, e che diamo per scontato. Abbiamo un quadro nazionale e locale di corruttela e di dipendenze clientelari. In questo quadro si è inserito il, a volte goffamente, a volte in maniera più decisa, il sindaco legittimamente eletto Ignazio Marino, e tutte le spese che giustamente sono state rilevate fin qui, i debiti commissariali, abbiamo dimenticato tra tutte le spese ingenti che insomma c'è stata anche un'altra spesa molto costosa perché i notai si fanno pagare, insomma, quindi c'è stata anche la spesa del notaio, e quello è un debito democratico che va sulle spalle di tutti e che pagheremo ora, pagheremo in futuro, ma non lo pagheremo purtroppo solo noi, lo pagherà tutta la cittadinanza e lo sta pagando molto caro. Ah, già mi mandate via così. Resta ancora un mesetto. Allora, questo debito democratico è stato gestito come poteva e come era possibile, con una certa dignità, dal sindaco legittimamente eletto Ignazio Marino, ed è il motivo per cui non possiamo vedere che in questo bilancio nient'altro che la risulta di queste, diciamo, il risultato algebrico di tutti questi fattori. Detto ciò, ci siamo anche sforzati di dare un contributo attraverso un paio di riflessioni con degli ordini del giorno che riguardano alcuni dei fattori che hanno alimentato il malcostume e il debito. Uno di questi è il fattore della spartizione dei campi di concentramento e della gestione dei campi di concentramento sul nostro territorio, campi di concentramento etnici per soli rom, che un giorno vedranno i nostri figli guardare a noi come quelli che vivevano accanto ai campi di concentramento e quelli che li avevano in qualche modo determinati. Spero invece che potremo raccontare loro di averli chiusi. E questo tipo di debito va ad accrescersi con un bando di 5 milioni di euro destinato al cooperalato che ha fin qui gestito quei campi e che dovrebbe continuare a gestirli, invece che destinare le risorse alla chiusura dei campi, che è l'unico atto legittimo a partire dalle leggi internazionali e dalle leggi nazionali, visto che sulle leggi internazionali ci facciamo dettare il pareggio di bilancio, cerchiamo almeno di farci dettare i diritti umani e i diritti civili, che sono il fondamento dell'Europa, il fondamento della civiltà europea, laddove il fondamento della civiltà europea non sono certamente le banche. Grazie. Consigliera Lenci, prego. Grazie Presidente, sarò abbastanza breve anche perché chi mi ha preceduto ha fatto un quadro ed è entrato un po' nel merito. Io vorrei solamente dire che questa proposta che ci arriva direttamente da Tronca è del tutto carente, la considero del tutto carente sotto tutti i punti di vista, per la manutenzione strada, per le scuole, per il sociale, e quindi probabilmente avremmo fatto meglio, anzi lei Presidente avrebbe fatto meglio di prendere questa proposta e rispedirla al mittente, in quanto non avrei neanche consumato i gettoni presenza delle commissioni e di questo consiglio. Grazie. Consigliere Giuliano. Grazie Presidente. No, io intanto volevo approfittare di 30 secondi per fare un selfie, perché io vorrei, capito, immortalare questa giornata, perché non mi ricapita più di vedere tutti lì, no? Lineari. Consigliere Giuliano, lei è abbastanza esperto per sapere che non si può fare. Non si può fare una foto? Mi dispiace. E quando mi ricapita? Quando sospendiamo il consiglio, loro si fermano. Lei okay, fa. Lo posso chiedere una foto di Prego. Gruppo? Una foto di gruppo, grazie. Dopo me la passi? Lo so, ma io mi devo mettere vicino, sennò dopo. No, ma parto.
cerco di sdrammatizzare perché non è singola cosa, ci mancherebbe altro, non è personale, ma è quello che oggi abbiamo, insomma, è lo stato dell'arte. Oggi mi sembra un consiglio un po' surreale, perché in altri contesti, in altri anni, insomma, c'era un po' di fermento, no? Prima, vero consigliere Stritano, si preparavamo, insomma, un pochino al bilancio, alla contrapposizione, alle idee, al confronto. Le no? Due di notte, così. Facevamo anche le due di notte, insomma, finché si poteva approvare un bilancio, qualche emendamento. Io mi ricordo che per far passare una pensilina dell'ATAC abbiamo fatto 3-4 ore di battaglie, ma è stato, insomma, è servito anche a livello comunque si dice del lavoro che uno deve fare per cercare di capire dove cercare, come provare a scardinare, a dare un contributo, insomma c'era un altro clima. E quindi questo momento un po' surreale deriva dal fatto che tutto ciò viene chiamato bilancio partecipato, no? E quindi questa è la massima partecipazione che ci sentiamo. E neanche un consiglio legittimamente votato riesce, come municipio, riesce a dare il proprio contributo. Questo sarebbe il grido d'allarme che noi dobbiamo lanciare forte, continuo e lontano, e farlo arrivare a chi di dovere, perché non funziona. Così non si porta avanti una istituzione territoriale in questo modo, non ha, come si dice, non può andare a lungo, non può avere vita facile se non si cambia il modo di concepire il municipio, facendo diventare un comune. E quindi anche noi ovviamente diciamo, facciamo il nostro intervento utilizzando parole ovvie, diciamo di circostanza, no? A meno che del consigliere Goia, direttore, io volevo suggerirle che siccome il mio collega ha fatto, se servono tecnici amministrativi che possono darle un contributo per lavorare, ce l'abbiamo il consigliere Goia che ha studiato il bilancio spettacolarmente e quindi ci può dare una mano, altro che, più che dal punto di vista politico, dal punto di vista tecnico. Quindi lei se lo segnali, direttore, che potrà essere utile in... Ma dico questo per fare un complimento al collega che ha studiato in modo particolare, purtroppo però si rende conto anche il collega, come ci rendiamo conto anche noi, che non serve a niente. Cioè capire è meglio di non sapere, però poi alla fine sappiamo, come ha detto l'altra collega, che è solo un parere consuntivo. Per cui... diciamo la nostra, no? Capita, no, che qualcuno dice, ma che ne pensi di? Ma io, vabbè, fino a là, finisce lì, capito? Abbiamo detto quello che abbiamo detto. Ora, certo, poi diciamo che il bilancio di un municipio, il più grande di Roma, da approvare e discutere e capire in una settimana, mi sembra poco, ma purtroppo noi non possiamo fare di più. Questo sono i tempi che ci danno, e nel modo in cui poi cerchiamo di difenderci, cercando di capire, questa volta anzi devo fare un plauso agli uffici, abbiamo una copia per gruppo, quindi abbiamo cercato, insomma, di andare oltre, cioè facciamo il nostro, ma è dal centro che non ci considerano, questa è la differenza. E un consuntivo, diamo un parere consuntivo che poi, come diceva qualcuno prima, va contro il decentramento, cioè va contro quello che dovrebbe essere un'attività territoriale che prende le proprie decisioni, fa le proprie scelte per fare un programma politico e poi capire se è stato fatto bene o male e mettersi al cospetto dei cittadini per vedere se sono contenti o meno. Ma questo non abbiamo, questa facoltà, noi abbiamo solo la possibilità di dire sì, ci sta bene o no, poi facciamo una delibera di questo tipo dove mettiamo tutti i numeri giustamente simpatici per far vedere che delle variazioni gli uffici l'hanno chiesti, no? Per la manutenzione statale 850.000, private 150, ma tutta una richiesta che comunque poi non verrà presa in considerazione perché il bilancio già è stato fatto. Qual è la differenza? La differenza è che
politicamente, possiamo parlare solo dal punto di vista politico, e mi permetto di fare solo da questo punto di vista, perché tecnicamente non metterei mano a, una, a un argomento di così vaste proporzioni. Ma è vero pure che oggi è, il surreale è come la maggioranza di questo municipio, la, l'aula di questo municipio, quindi la maggioranza, l'opposizione, la giunta, la presidente, mi sembrano, insomma, capito, come se si fossero arresi a un meccanismo di dire: beh, oggi giustamente non è colpa nostra, perché dall'altra parte abbiamo chi deve utilizzare certi numeri obbligatoriamente, per cui di che cosa vogliamo parlare? Certo, questa carta, la riunione che ha fatto l'altro giorno serve solo per dire che qualche no, non vorrei usare un termine che è caro al collega Matronola, qualche piccola bugia, diciamo così, nel senso politico, perché dice: no, noi abbiamo fatto, noi siamo così, la, il buco è d'Alemanno, prima non sono esistiti altre consigliature, Rutelli è uno che passeggiava per Piazza Re di Roma, Veltroni, che ne so, che ha mai fatto, ha scritto qualche libro, cioè, quindi questa finanza creativa che nasce precedentemente, insomma, no? Quindi non è che lo dico io, ma lo dicono tutti, con aperture di mutui a rotta de collo, come si dice a Roma, capito? Pure per fare la vela di Calatrava è stata aperta una linea di credito di 100-150 milioni, poi dice: vabbè, quanto ci vorrà, che ne so, intanto noi partiamo. Quindi questa finanza creativa lo si può dire a qualche cittadino che non segue nelle riunioni che è colpa della destra o di qualcuno in particolare, è colpa di 20 anni che almeno di politica romana. Poi se questi 20 anni ci sta più centro-sinistra, non è colpa mia, e quindi una parentesi del centro-destra che è stata condannata comunque sia, perché si ha anche il coraggio di condannare cose che non vanno, specialmente io nella scorsa consigliatura ho votato spesso e volentieri contrario, però questo è il risultato e mi sembra una cosa molto deludente, insomma. No, io mi ricordo che quando fummo commissariati ci fu un passaggio della Presidente che abbiamo anche condiviso, dove si diceva: va bene, adesso il Comune non c'è più, i municipi vivono, vanno avanti, dobbiamo dimostrare che facciamo la differenza. A me sembrava strano, mi sembrava, ero contento di questo passaggio ed era importante poter dimostrare, ma abbiamo perso occasioni su occasioni in questi ultimi 3-4 mesi per dire la nostra. Quindi questo è un appunto che faccia la Presidente dal punto di vista personale, perché pensavo che poteva essere uno strumento alzare la voce verso un meccanismo romano che non prevede e non tiene conto della voce dei municipi. Poteva essere il momento giusto per incardinare un percorso particolare anche tramite i media, no? Cioè uscire sui giornali, uscire palesemente come discorso. Simpatico, poi dici, tu prendi in mano queste carte e dici: vabbè, allora prendi il piano investimenti e vai a vedere che nel piano investimenti, al di là della politica del Presidente della Commissione Scuola, che ha messo dentro la legge regionale 42, io non ci vedo bene, insomma, l'ultima per il contributo per le strutture dei edifici scolastici, ma al di là di questo, che sono, no, avanzi di amministrazione, perché poi mettono, perché quello che è interessante vedere è la voce finale, non tanto quello che c'è scritto prima, e quindi l'avanzi di amministrazione, quindi alcuni interventi si fanno con avanzo di amministrazione, nel senso che, lo dico poi in modo molto semplice, se avanzeranno, se faranno, se no no. Quindi, ma ci sono per esempio delle voci che vengono riportate, interventi del 2004, cioè c'è una voce di via Demetriade che è del 2004, cioè noi stiamo ancora portando in bilancio, non so quanti, perché non ci vedo, se mi prestano occhiali riesco pure, quanto? 600.000 euro con del 2004, cioè, ma chi l'ha messo? Io devo sapere, vorrei sapere chi ha messo questa voce in bilancio e ostinatamente continua a riportarla anno per anno, o piano investimento per piano investimento, perché io gli voglio segnare a mano, cioè dico, ma questa ostinazione è bella, dico, no? Fa la differenza. Però qual è la linea? È il BOC. Cioè questi 600.000 euro sono parte integrante di una voce che è BOC.
Allora io ho detto, dico, ma oddio mio, Boc, non riuscivo a capire, ho chiesto, perché giustamente, no, buoni ordinari del tesoro, no, quelli sono i bot, buoni ordinari del comune, ah, sono stati fatti nel 2004, i buoni. Cioè, c'ha un minuto, eh? Sì, ma me lo spreco così, per dire queste semplicità, e per dire che poi alla fine non c'è niente dietro, qui ci sono 70 voci di questo livello, 2006, 2005, 2004, e riportiamo ancora non so quante migliaia, centinaia, migliaia di euro in un bilancio in pieno investimenti che non si farà mai, di soldi che sono stati avanzo di cassa, cioè quindi di risultato di lavori, di interventi effettuati. Ma chi lo deve fare questa pulizia? Allora, quando diciamo che va fatta pulizia, che va fatta una sburocratizzazione, no? Si intende anche questo, riportiamo qui cose che non hanno senso, e un piano investimenti come questo io mi vergogno pure, no, a dirlo in giro. Poi ripeto, se non vogliamo far parte di un meccanismo centrale, quindi non vogliamo accollarci delle colpe, l'unica cosa che deve fare è strillare, no, in quest'aula, e dire io non voto nulla, io non approvo nulla, perché non voglio più essere preso in giro da questo punto di vista. Mi dia l'ultima battuta, Presidente. Quando poi noi diciamo che tronca, buttala giù con una spina, no, quella è un'altra cosa, quando noi diciamo che Tronca abbia preso delle posizioni, però ricordiamoci una cosa, cara Presidente Fantino, Giunta, consiglieri, ma quando un prefetto va in commissione antimafia e dice che Roma è bloccata, Roma non funziona, non firma più nessuno, perché a differenza di prima, oggi un dirigente, una posizione organizzativa che mette una firma per fare i giochi, faccio questa battuta non a caso, di Via Lemonia, rimettere 20-30 mila euro e fare i giochi del parchetto di Via Lemonia, fra 3-4 anni può darsi che arriva la magistratura e dice tu hai sentito la Presidente, hai sentito qualcuno, ti faceva comodo, non lo dovevi fare e ti metto sotto. Ma cioè, qui è finito anche questo. Consigliere Giuliano. Quindi, beh, faccio, è utile là. È utile tu, là. Lo so. Sono tante le cose utili, ma il tempo è solo. Non ho chiesto la mezz'ora. Micidiale. Poi dopo evito di parlare. Il tempo è micidiale. Sì, ma mi dia 30 secondi. Però questo per dire che è grave questo. Noi non ci dobbiamo stare a preoccupare di 100 euro in più e meno. Noi ci dobbiamo preoccupare che Roma non può essere amministrata in questo modo. E quindi se non può essere amministrata dai dipartimenti, dove non c'è più chi può prendersi le proprie responsabilità perché ha paura che non viene comunque difeso, ok? È normale che poi non possiamo, cioè, non capire che a livello territoriale succede la stessa cosa. Allora, bisogna cercare di essere coerenti. Io appunto non sono intervenuto sui numeri, perché i numeri si modificano, si spostano, sono i concetti che fanno la differenza. Dobbiamo essere consapevoli che la situazione è drammatica. Ora l'unica cosa che si può fare, e chiudo veramente, grazie Presidente per questo tempo in più, è dare un suggerimento che se parte dal basso può essere utile, se vogliamo utilizzare un ulteriore consumo di energia, di fiato, per dire qualcosa in questo momento, bisognerebbe fare tutti, nel periodo della candidatura, tutti i candidati a sindaco dovrebbero andare dal governo Renzi e dire legge speciale per Roma, subito. Grazie consigliere Giuliano. Allora, io non ho nessun'altra richiesta di intervento. Consigliere Daldaca, prego. Grazie Presidente, buongiorno, e buongiorno a tutti, Presidente, assessori, gli uffici presenti, i consiglieri. Dunque, io avevo, insomma, un po' di cose da dire su tutto quanto ci siamo detto in questi giorni, anche in commissione, perché per quanto i tempi siano molto stretti di analisi del bilancio e certamente inadeguati a un'analisi approfondita e totale voce per voce del bilancio, ma questo lo sappiamo, ma sappiamo anche che sono delle prescrizioni di legge, quindi nessuno di noi le apprezza, ma insomma o ci impegniamo tutti insieme, e io sono pronto a sottoscriverlo oggi, a modificare le normative vigenti, oppure non ci possiamo lamentare
con le modalità con cui ci arrivano delle cose, con cui dobbiamo espletare delle procedure. Ciò nonostante, insomma, io credo che il lavoro che abbiamo tentato di fare in commissione sia stato molto analitico e preciso ed approfondito. Insomma, solo ieri siamo stati 3 ore in commissione ad analizzare a volte anche le voci di 2.000 o 3.000 euro di impegno. Questo, insomma, vorrei che quantomeno fosse riconosciuto ad un tentativo di lavorare più seriamente possibile. Poi volevo fare, insomma, prima di dire velocemente 2 o 3 cose, ma insomma un paio di battute. Una ai colleghi del Movimento 5 Stelle che, insomma, mi hanno convinto. Io faccio una dichiarazione di voto, ma non sul bilancio, ma sulle elezioni di giugno. Io voterò Movimento 5 Stelle, perché sono sicuro che il prossimo bilancio municipale, invece di 20 milioni, sarà di 30, 35, 40, non lo so, perché sicuramente tanti problemi saranno risolti. Però invece sono d'accordo con una cosa che ha detto, credo, la consigliera Lozzi, anche con altre cose, ma con una in particolare, cioè sulla poca opportunità di alcune dichiarazioni di candidati sindaci e in parte anche del nostro Premier in merito a impegni su Roma a determinate condizioni, come dire, elettorali. Ecco, allora io sono pronto da oggi a firmare una richiesta perché quelle condizioni siano degli impegni del governo nazionale su Roma per rispetto dei romani, al di là di chi vinca le elezioni. Quindi se siamo pronti a farlo, io sono pronto a firmare anche oggi e mi impegno da subito, perché se quella possibilità c'è, se quella disponibilità c'è, deve essere una disponibilità per tutti i candidati, perché non è a vantaggio del singolo candidato, ma è a vantaggio della città e dei romani. Però, consigliere Coia, noi oggi approviamo un bilancio preventivo, è un bilancio di previsione, e quindi alcune cose non perfettamente determinate sono necessarie, altrimenti non dovete candidare la consigliera Raggi, ma dovete candidare il mago di Arcella, se voi a inizio anno volete già le singole voci precise all'euro in un bilancio preventivo, perché questo è impossibile, per quello c'è poi l'assestamento, per quello c'è poi il bilancio definitivo. Ma insomma, andando alle mi interessavano alcune voci della relazione della nota integrativa al bilancio di previsione, che mi sembra non siano state citate ancora da nessuno, o se non marginalmente. Intanto, insomma, è stato detto che la consigliatura Marino ha aumentato il debito di 440 milioni. Beh, questa è, insomma, o una distrazione o come dire, una disonestà intellettuale, perché quei 440 milioni fanno parte di un piano di rientro triennale che tenta di rimettere in sesto un bilancio corrente del Comune di Roma, e di cui quest'anno paghiamo l'ultima tranche. Quindi molti sacrifici che in questo bilancio ci sono, non sono certo qui io a fare trionfalismi su questo bilancio, tutt'altro, però stiamo ancora chiedendo dei sacrifici alla città e ai cittadini per arrivare a rientrare di quel buco assurdo che è stato poi, insomma, all'inizio del piano triennale definito in 550 milioni, 110 dei quali sono stati coperti dagli extra costi, da riconoscimento degli extra costi per Roma Capitale, e 4,40 invece sono rimasti sul piano triennale, e oggi e quest'anno abbiamo l'ultima annualità. Al di là però dei sacrifici e delle carenze che ci sono, e lo vedremo, insomma, dopo, ma l'assessore ne ha ampiamente parlato con le richieste aggiuntive che abbiamo fatto, che ha fatto la Giunta e che come Commissione abbiamo recepito e sulle quali abbiamo concordato, io volevo vedere degli elementi positivi come elementi politici, diciamo, di politica amministrativa, non sui singoli numeri. Intanto che si comincia a ripartire le risorse sui municipi, non come dire, in modo equanime tra i 15 municipi dividendo per 15, ma si inseriscono dei coefficienti di riparto oggettivi che tengono conto delle differenze dei vari municipi. Questa è una cosa che abbiamo chiesto in questi anni più volte, che abbiamo fatto notare più volte, che non possono essere trattati alla stessa maniera municipi con 100-150 mila abitanti o con delle superfici minori al nostro rispetto al nostro. E quindi questi coefficienti di riparto oggettivi che tengono conto della domanda potenziale
della domanda espressa, quindi in qualche modo anche dello storico degli ultimi anni, ma poi introducono quell'indicatore cosiddetto di disagio socio-economico che tiene conto ad esempio del reddito medio per le fasce di utenti dei vari servizi, e crediamo che questo sia un input importante per quest'anno e per i prossimi anni. Un'altra cosa importante che si avvia per quest'anno in fase sperimentale, ancora in fase sperimentale, ma è evidente che non è una cosa semplice da introdurre in un bilancio, però l'avevamo chiesto, lo chiedono tutte le forze politiche, anche le forze di opposizione, io ricordo negli anni scorsi hanno insistito su questi argomenti, e allora nel 2016 si introduce in via sperimentale un meccanismo volto ad attribuire ai municipi le maggiori risorse rinvenienti dalla lotta all'evasione, dagli assessi operata con specifico riferimento a tre tipologie di entrate. Quindi finalmente si introduce una sperimentazione che dovrebbe riconoscere, almeno questo nelle intenzioni e nei desiderata, nell'annunciato in questa nota integrativa, per cui municipi più virtuosi nel riuscire a riscuotere alcune entrate rispetto allo storico degli anni precedenti possono essere, hanno una qualche premialità, in particolare sull'occupazione di suolo pubblico, sui passi carrabili, e mi dispiace che il consigliere Matrono l'ha occupato al momento, perché è una cosa che lui ha sempre espresso come una nota importante sul municipio, quindi insomma di certo apprezzerà, e l'imposta sulla pubblicità. Non stavo offendendo, tranquillamente. Un'altra cosa importante che vorrei rivendicare in tutto il marasma di tagli, difficoltà e lacune che sicuramente abbiamo rispetto alle necessità espresse dagli uffici, sono alcuni risparmi importanti dovuti a scelte importanti di questa consigliatura e dall'amministrazione Marino. Perché se quest'anno, direte voi che è piccola cosa, però equivale al bilancio di questo municipio, quindi tanto piccola non è, se quest'anno il Comune di Roma risparmierà 20 milioni sull'illuminazione, è per una scelta strategica e programmatica fatta di sostituzione di tutta ciò che riguarda l'illuminazione pubblica con la nuovo sistema LED, e insomma questa è una nota del commissario, quindi non è qualcosa che dice il precedente sindaco, porterà ad un risparmio di 20 milioni di euro annui che vanno ad aggiungersi a regime, ovviamente, che vanno ad aggiungersi ad altri risparmi dovuti ai cambi di gestore per le varie utenze capitoline e amministrative anche municipali, e questo insomma è stata dichiarata agli organi di stampa in occasione della presentazione del bilancio, porterà ad un ulteriore risparmio, e se il comune risparmia è perché qualcun altro evidentemente incassa di meno, tra quel qualcun altro ci sono anche i soliti noti che si è cercato in qualche modo di contrastare e di ostacolare in questi tre anni. Una cosa importante che mi piaceva sottolineare è che negli interventi di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali, il commissario Tronca mette tra le varie voci anche 1,5 milioni di euro per la ristrutturazione dell'Istituto Luce a Cinecittà. E insomma sarà forse finalmente l'occasione per riportare in vita e ridare splendore ad un edificio ormai storico e di rilevanza culturale importante, che purtroppo insomma versa in condizioni non ottimali. Questo per quanto riguarda alcune notazioni generali. È evidente però che c'è una sofferenza che gli uffici hanno fatto presente agli assessori, alla giunta, e che appunto come commissione abbiamo ricepito, sui quali abbiamo concordato, e che insomma ci auguriamo che l'Aula possa votare oggi. Ci sono delle sofferenze per cui si è resa necessaria una richiesta di integrazione su molte voci, ne ha parlato l'assessore, hanno commentato alcuni colleghi prima di me, quindi insomma non mi dilungherò ulteriormente, però insomma ci sono dei segnali secondo me positivi, soprattutto di trend, di inversioni di tendenza e di alcune scelte che credo negli anni prossimi porteranno o avrebbero portato a dei cambiamenti significativi, ma insomma come ha detto l'assessore, l'armonizzazione, la competenza potenziata, alcune problematiche derivanti dal non poter più usufruire di
voci degli anni precedenti sull'anno corrente portano ad una estrema sofferenza che quindi è necessario colmare con delle richieste aggiuntive che sono state fatte appunto dalla Giunta e che abbiamo recepito come Commissione e spero anche come Consiglio. Grazie. Grazie a lei. Allora io non ho altri interventi. Consigliere Ciancio, prego. Grazie Presidente. Presidente del Municipio, Assessori, naturalmente io penso che il momento così difficile per la nostra città, per il nostro Municipio, l'alto senso di responsabilità impone a noi tutti di essere concreti e pragmatici rispetto a quello che è e dovrà essere ancora sino a quando non ci sarà un vero decentramento amministrativo al nostro Municipio. Quindi l'incertezza che ha citato qualche forza politica rispetto al bilancio è un qualcosa che ogni bilancio, dal condominio di casa mia al bilancio di tutti gli 8.000 comuni d'Italia, è in essere. Rischio fallimento. Io proprio per questo dico che bisogna assumersi delle responsabilità e al contempo avere un progetto. Perché diversamente non si può andare da nessuna parte. Parlava delle tabelle dei cespiti, proprio perché ogni comune d'Italia può accedere a dei mutui a garanzia. Chiunque di noi ha comprato la macchina, ha comprato il frigorifero o anche la lavatrice a 60 euro al mese perché garantisce e restituisce. Proprio per questo dico che la tabella che citava il consigliere che mi ha preceduto è una tabella valida per tutti i comuni d'Italia e quindi ogni comune d'Italia ha e può indebitarsi per fare delle opere, per fare delle cose indispensabili per i cittadini. Naturalmente questo è il momento di stringere la cinghia, come ogni buon padre di famiglia io ritengo che questo bilancio, con tutte le rimodulazioni applicate a quello che abbiamo in essere e dobbiamo rispettare. Certo, avrei voluto partecipare a qualche scheda in più per inoltrarla al commissario Tronca, perché c'è una fase preventiva che forse noi dimentichiamo e non dovremmo dimenticare, però l'attenta, come dire, valutazione dei nostri uffici penso che abbia fatto un lavoro di chiedere lo storico, di chiedere quello che un municipio sottodimensionato dal punto di vista economico per tutti questi anni, dove addirittura qualcuno che ha preceduto e ha pensato che si potesse vivere una città come Roma con un bilancio in dodicesimi, ha attuato per una consigliatura, cosa improponibile perché è straordinario e importante che il piccolo condominio come il nostro Municipio possa avere un bilancio preventivo dove perlomeno abbiamo delle certezze importanti, perché per quanto di investimenti sono pochi, la Giunta si è proposta di modificare e rimodulare per avere un minimo sia per gli asili nidi, sia per le scuole, sia per alcuni capitoli che sono indispensabili. Parlavano di Rutelli, Veltroni e Alemanno che hanno fatto e il movimento dateci la possibilità di fare. Io capisco naturalmente, però non riesco a vedere il progetto vero di poter cambiare questo sistema culturale che viaggia da Reggio Calabria a Trieste sempre. È una situazione che non è che si può cambiare con un impegno di un movimento, perché possa bastare qui in questo municipio e in Italia. Ci vuole ben altro, ci vuole una rivoluzione culturale forte per attuare quello che è. Quindi io ritengo che avere una proposta vuol dire essere fattivi e propositivi. Inviterei quindi tutte le forze politiche che in questo momento si discostano da quello che può essere una certezza di un'inversione di tendenza a ripensare. Qualcuno ha detto prima, rimandiamo al mittente il bilancio, ma che vuol dire? Vuol dire non avere un bilancio.
voglio dire, non avere un bilancio per un condominio o qualsiasi ente vuol dire non avere la disponibilità di fare un minimo. O forse non siamo d'accordo su questo bilancio in queste condizioni, su qualcosa dovremmo essere d'accordo. Dovremmo essere d'accordo su qualche pezzo di bilancio, su qualche proposta, sugli impegni che abbiamo preso. Di fatto aumenta complessivamente di 1 milione di euro il bilancio, da 19 passa a 20. Naturalmente, come dicevi tu, c'è bisogno di 34 milioni di euro, magari potessimo averli, naturalmente ne sarei ben consapevoli. Per quanto riguarda il piano e quello che succede nei plessi scolastici e nelle scuole, l'impegno sia degli uffici sia della commissione ha indotto sicuramente a formulare gli interventi che già avevamo dalla regione, ma non solo quelli, perché io penso che le schede che abbiamo visto in commissione potranno essere finanziate per migliorare le scuole, e di questo mi sono occupato in questi 2 anni e mezzo. Proprio per questo ritengo questo bilancio, con le modulazioni fatte, rimodulazione del progetto 2016-2018, devono essere votate, e naturalmente nessuno si potrà sottrarre dalla responsabilità di un buon governo anche in questo tempo che rimarrà sino alla prossima consigliatura. Un impegno da parte di tutti noi. Grazie. Grazie a lei. Allora, non ci sono altri. Consigliere Cercone, prego. Allora, io sarò brevissima, perché ieri effettivamente siamo stati più di tre ore in commissione, e devo dire la verità, ho fatto un po' le pulci, ma perché penso che se dobbiamo votare un bilancio e dobbiamo capire quello che succede sul municipio, non possiamo votare senza fare le pulci a questo bilancio. E devo dirvi la verità, noi non sono convinta, non lo sono stata ieri dopo le numerose domande, non lo sono ancora oggi dopo essermi riletta un po' tutto quanto, aver visto le rimodulazioni, anche perché, parliamoci chiaro, un conto sono le rimodulazioni, un conto sono i fondi aggiuntivi. Noi chiediamo quanto di fondi aggiuntivi in più? Non ho fatto un totale finale, ma forse 3 milioni in più, qualcosa del genere, forse qualcosa di più, giusto? E sono fondi che probabilmente non ci arriveranno mai, noi questo ce lo dobbiamo dire. Non sono convinta, non solo per il POG spese, non sono convinta soprattutto per gli investimenti che sono specificati. Ieri in commissione ho più volte chiesto delle specifiche riguardo, per esempio, i fondi assegnati, anche se pochi, perché qua purtroppo noi parliamo di soldi che non esistono, cioè noi non abbiamo ad oggi soldi per fare anche i più minimi e più piccoli interventi in una scuola, quale il taglio di un albero, quale ridipingere un soffitto che si è ammuffito, o mettere in sicurezza un piccolo giardino. Quindi è vero, abbiamo controllato, come ha detto il Presidente della Commissione, anche le spese di 1.000, 2.000 e 3.000 euro, perché in un momento come questo anche quei fondi sono necessari. Se mi permettete, voglio ringraziare la disponibilità degli uffici, perché si sono messi a disposizione ieri fino alle 4:30, insomma, siamo stati a discutere. Non mi convince però purtroppo per tante piccole cose che noi abbiamo ritrovato nel piano di investimenti e che in realtà sono un po' quella che possiamo definire fuffa. Sono fuffa per esempio i soldi investiti per il famoso ufficio per la sicurezza e per l'informatica. Noi non sappiamo che cos'è, ma non lo sa nessuno di noi. Ieri l'ho chiesto, non si è stato in grado di rispondere, noi abbiamo 50.000 euro. 50.000 euro che noi effettivamente abbiamo in un piano investimenti, ma che non sfrutteremo mai. E già avere qualcosa in un bilancio che non sappiamo che cosa sia, a me qualche dubbio lo mette. Non solo, abbiamo per esempio un investimento per un parco giochi di 36.000 euro. Questo parco giochi potrebbe essere quello di Via Lemonia. Ora io apro una piccola parentesi.
No, apro una piccola parentesi, perché a volte noi abbiamo dei preventivi, ma mi è capitato per esempio su Porta Metronia quando lo scorso anno feci l'ordine del giorno collegato al bilancio e mi si disse che la rotonda costava 250.000 euro. Ora voglio dire, non è che chiedevamo una rotonda con le bordature dorate, neanche con le foglie d'alloro dorate, non chiedevamo questo. Poi abbiamo insomma in qualche modo risolto con gli oneri e quindi fatta da Metro C, però quello che voglio dire è che spesso noi abbiamo degli investimenti su singole voci che sono effettivamente esagerati. Cioè io sfido chiunque a fare un parco giochi con 30.000 euro, potremmo farne 3 probabilmente. Cioè cerchiamo un attimino anche di razionalizzare la spesa, e razionalizzare la spesa o insomma anche i nostri investimenti significa in qualche modo capire lì dove servono, ma capire come i fondi vengono richiesti e come vengono stanziati. Questo lo dico perché ho fatto sempre presente ieri in commissione, ma lo ripeto perché penso sia utile alla discussione, che la mancanza di fondi deriva anche da una gestione poco attenta e poco accorta. In una scuola del municipio sono stati necessari ben tre interventi per ridipingere una parte di muro la quale a causa delle infiltrazioni continuava a perdere acqua. Ora io mi dico, dobbiamo, e per razionalizzare la spesa e per evitare di continuare a cadere nel baratro, essenzialmente operare e portare avanti le funzioni di controllo. Io credo che esclusivamente con il controllo di quello che viene fatto, perché il controllo è quello che è mancato sul rifacimento delle strade, e quindi noi oggi ci troviamo una situazione, non è solo colpa diciamo della mancanza di soldi, non è solo colpa, è colpa di come è stato gestito, ed è vero, io concordo anche con chi dice che negli anni, nei decenni precedenti ci sono state delle gestioni poco chiare, è vero, e se abbiamo sbagliato oggi ne paghiamo le conseguenze, però ovviamente ne stiamo pagando le conseguenze, ma dobbiamo cambiare rotta, e cambiare rotta significa anche un attimino prenderci le responsabilità. Io purtroppo non vedo in questo bilancio, che è vero che è il bilancio di Tronca, che oggi noi facciamo apparire come personaggio insomma che non ha salvato le sorti di Roma, a causa del quale ci viene proposto un bilancio politico poco chiaro, poco insomma utile alle necessità del nostro municipio, ma voglio dire, gli anni passati non è che è andata tanto meglio, perché ricordiamoci che noi quest'anno abbiamo avuto enormi problemi nella gestione delle manutenzioni delle scuole, enormi, eppure era un bilancio che era stato fatto, era un bilancio, come ha detto l'assessore prima, politico. Quindi effettivamente ci sono state moltissime cose che non sono andate. Io avevo segnato un bel po' di cose, lo stanziamento dei fondi della Vaccareccia, cioè la mia domanda era, ancora abbiamo soldi investiti sulla Vaccareccia, abbiamo speso milioni, che ci abbiamo fatto noi municipio sulla Vaccareccia, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo questo parco giochi, un parco giochi 36.000 euro, ma non solo, ieri la consigliera La Notte faceva riferimento al recupero di un immobile del custode, il quale in realtà non ha bisogno di nessuna ristrutturazione perché è praticamente nuovo. Cioè noi abbiamo un piano investimenti fallimentare. Io non penso di poter votare, voterò contrario un bilancio di questo genere, e voterò contrario soprattutto perché ho visto, insomma, è vero la mancanza di fondi, ma è vero insomma è vero quello che si è detto in precedenza, ma credo che si poteva fare di più anche sulle rimodulazioni, anche sulle richieste fondi, si poteva fare di più, e siamo consapevoli. Scusate, no, mi è venuta in mente una cosa, io volevo chiarire una cosa, il pareggio di bilancio, perché spesso è stato detto, cioè capiamoci bene, pareggio di bilancio per me dovrebbe essere una cosa ovvia, ora ci dice ce lo impongono, ma doveva essere una cosa ovvia, ragazzi, perché se noi continuiamo ad accumulare
No, ma io non sto, scusatemi, io non sto, no, no, però capiamoci bene, mi sembra di aver fatto l'intervento meno politico e non sto accusando nessuno, sto dicendo che oggi è normale dover andare in pareggio con i conti, non possiamo continuare ad accumulare debiti, semplicemente questo, non sto dicendo un qualcosa di particolare, sto dicendo semplicemente questo, e quindi è normale. L'ha fatto qualcuno, l'abbiamo fatto tutti, quindi se continuiamo a dire una cosa del genere oggi dovremmo prendersi, alciarsene e andarcene, forse non avete capito. Per cortesia. Però io lo voglio continuare a ripetere, perché sembra l'hai fatto tu, l'ho fatto io, l'ha fatto. Chi l'ha fatto ce l'abbiamo. Allora se oggi vogliamo fare i conti con questa gestione e con la situazione in cui siamo, dobbiamo essere consapevoli che sputarci addosso non serve. Serve rimboccarci le maniche, serve vedere che secondo me il piano di investimenti oggi non va bene, perché è un piano di investimenti che non ci aiuta, perché abbiamo delle voci che, come è stato detto ieri in commissione, non verranno utilizzate e quindi ci verranno tolte. Quindi il piano investimenti non è effettivamente quello che noi vediamo qua, ma è un piano investimenti nettamente ridotto. Detto questo, purtroppo volevo, è stato detto praticamente tutto, io volevo solo specificare che ci sono cose poco chiare, ma io penso che anche l'assessore se ne sia accorto ieri che su quei 50.000 euro non sapevamo che cos'era il progetto, non sapevamo per esempio di questo recupero dell'immobile del custode, ci sono situazioni poco chiare e soprattutto noi oggi non sappiamo se i soldi che abbiamo chiesto, e la cosa che mi preoccupa di più è l'AIC per esempio, perché io ho chiesto, ho detto questi 260.000 euro come sono stati valutati? Cioè noi abbiamo 260.000 euro in più perché quante ore abbiamo chiesto a bambino? Mi è stato detto 412 bambini seguiti dall'EC. Quante ore per ciascun bambino? Perché io un domani non mi voglio ritrovare, questa è la cosa vergognosa, che qualcuno mi venga a dire mio figlio sta per due ore a scuola, poi lo devo andare a riprendere perché non ha più un sostegno. Per me questa è da terzo mondo, se non peggio. Perché noi quello non stiamo garantendo. Allora se dobbiamo fare un piano investimenti, e mi soffermo su questo perché penso che tutti quanti hanno detto il loro, soprattutto da un punto di vista politico, ma si fa politica poi numeri alla mano e fogli alla mano, io credo che là dovevamo investire. Io adesso non so, molto probabilmente questo bilancio passerà, io credo però che dovremo dare un segnale forte, voterò contro. Spero lo facciano in molti, perché non può continuare ad essere una soluzione chiedere fondi aggiuntivi che non ci verranno dati e trovarci tra qualche mese a dover affrontare delle emergenze che sono delle emergenze quotidiane e per delle persone sono questioni di vita, perché come succede per l'AIC sono questioni di vita, e concludo Presidente, trovarci di nuovo ad essere un ente inutile senza poteri decisionali. Grazie. Grazie a lei. Consigliere Vitrotti. Poi c'è il consigliere Cofano, poi non c'è nessun altro intervento. Grazie Presidente, Presidente Fantino, membri della Giunta, colleghi consiglieri. Devo dire che la discussione che si è aperta sul bilancio, su questa proposta, diciamo, un po' mi ha lasciato stupita, perché ritengo che siamo in un momento molto particolare, quindi avrei apprezzato di più delle osservazioni guidate da un minimo senso di serietà. E invece si è pensato ancora una volta che a prevalere debba essere, non so, per esempio il siete tutti uguali, non avete fatto niente e quello che è successo prima è una responsabilità di tutti. Sinceramente un po' mi dispiace, perché forse sarebbe un po' opportuno invece guardare oggi a quello che ci succede intorno e quindi ritornare con i piedi per terra, perché governare è una cosa anche abbastanza complicato, come sanno i colleghi del Movimento 5 Stelle, che a partire da Parma, passando per Quarto, Pomezia e Livorno, non se la cavano certo bene. Detto questo, torniamo a Roma e torniamo al nostro municipio. Quando questo consiglio si insediò, era il 2013, noi a dicembre del 2013 votammo il bilancio di una giunta e di un'amministrazione precedente. Credo che questo sia già un segnale per far ravvedere tutti noi da tutte le osservazioni fatte, perché è inutile stare a guardare chi ha fatto questo piuttosto che chi ha fatto quell'altro. Mi piacerebbe di più guardare a quello che abbiamo oggi qui davanti e pensare ad esempio
che oggi introdurre delle nuove regole e riprodurre gli schemi vecchi non avrebbe aiutato, e soprattutto il ritorno alla regolarità contabile, che forse non si vede ma semplicemente perché le proposte non si leggono, è stato un impegno difficile, doloroso, eppure ci siamo riusciti. E quindi non ragioniamo più in dodicesimi, e quindi nonostante abbiamo pagato a caro prezzo alcune cose, perché poi le nuove regole contabili, soprattutto del 2015, ci hanno costretto ad alcune fatiche, e penso all'armonizzazione, penso alla corrispondenza tra entrate ed uscite, penso al pareggio di bilancio che qualcuno giustamente definiva una cosa normale. Peccato che noi quando siamo entrati qui non avevamo i soldi per coprire nessun servizio alla persona. È per questo che chiedevo serietà. Dopodiché tutto quello che è successo ovviamente non ci fa comodo, e non fa comodo neanche dirlo, perché diventerebbe abbastanza complicato in un momento in cui è ovvio non abbiamo una discussione, un'interlocuzione politica, perché sappiamo che la città di Roma è commissariata, sappiamo che questo è un bilancio che appunto viene dal commissario, e noi, devo dire, la Giunta e questo Consiglio, e anche ieri nella discussione che c'è stata in Commissione Bilancio, non ci siamo, diciamo, nascosti dietro qualche cavillo, anzi abbiamo preso atto di quello che addirittura servirebbe in più. È per questo che dico che oltre alla serietà bisognerebbe pure leggere, perché nella presente delibera sono presenti delle richieste di fondi aggiuntivi che ovviamente non ci hanno, perché quello che ci è stato proposto non ci ha particolarmente soddisfatto, anche se ci ha messo in sicurezza rispetto ai servizi essenziali, però è ovvio che non sarebbe stato troppo semplice, diciamo, non intervenire così, e invece abbiamo deciso di farlo anche facendo delle richieste aggiuntive, appunto. E quindi dicevo, il nostro bilancio andrebbe letto, andrebbero lette anche le delibere propedeutiche, perché lì quando non c'è stato l'aumento delle tariffe e quindi le aliquote sono rimaste invariate rispetto all'anno precedente, mi è sembrato di non sentirlo in quest'aula, invece è successo questo. Ma l'abbiamo votato la settimana scorsa, forse qualcuno se ne è già dimenticato. Però ritorniamo al nostro bilancio. Quando diciamo, e prima il nostro collega, il mio collega Ciancio ce lo ricordava, quando parliamo di 1 milione in più, l'assessore faceva riferimento al 4% in più, quindi con un aumento della spesa corrente non indifferente, non è una cosa che insomma non ci possa noi far ragionare e riflettere, anzi, poi è ovvio, abbiamo capito che non sempre quella regolarità contabile riusciamo a causa di tutte le nuove regolarità contabili che ci vengono richieste, e quindi quei trascinamenti che non vengono più inseriti, insomma un quadro generale molto più ordinato che ci permette però contestualmente di programmare e di organizzare le nostre spese. Una parola in più rispetto a chi parlava della difficoltà che c'è sui servizi sociali. È vero, diciamo, da quando sono entrata qui e presiedo la Commissione Politiche Sociali, non c'è stato un anno in cui non abbiamo faticato. Devo dire che l'anno più faticoso è proprio quando ci siamo inseriti e quando ci siamo insediati, quando in realtà quei famosi AEC d'altro po' non riuscivamo neanche a farli partire ad inizio anno scolastico, semplicemente perché ragionando in dodicesimi non avevamo le coperture, e lì delle responsabilità forse c'erano e sono anche state abbastanza esplicite. Detto questo, nonostante l'incremento del 3% che è presente su questo bilancio, cioè sull'impegnato del 2015, e ieri è stato molto specificato anche bene, è necessario, comunque gli uffici l'hanno fatto, faccio riferimento ai fondi aggiuntivi che tutti leggiamo nella delibera, è ovvio che ci sono delle richieste da fare in più per mettere in sicurezza altri ulteriori servizi. Dopodiché abbiamo 400, caso degli AEC, abbiamo 412 bambini, se non mi spiego, a cui siamo riusciti quantomeno a garantire una sicurezza e una copertura. Servono più sostegni al trasferimento alle famiglie, servono più soldi per l'assistenza domiciliare, insomma non ci siamo nascosti dietro qualcosa, l'abbiamo dichiarato e l'abbiamo anche richiesto. È per questo che serve serietà in questo momento. Dopodiché questa è una partita che si giocherà probabilmente quando avremo una nuova giunta, una nuova guida al governo della città, che non può fare a meno di un ragionamento complessivo e soprattutto dei strascichi che si porterà e che purtroppo regaliamo e gli regalerà questa,
quest'ultima amministrazione. Ci sono delle cose che vanno, è vero, ordinate e normate. Ieri la mia domanda è stata se era possibile ritornare ad occuparci noi di alcune questioni, come ad esempio gli arredi per gli asili nido. Mi è stato risposto che prima si faceva ed era anche molto più semplice e si risparmiava anche qualcosa in più, perché ho trovato abbastanza assurdo che c'è un asilo nido, oltre a quelli che chiudono, c'è pure quello che non viene aperto perché mancano gli arredi. Quindi al di là del personale, che so che è un problema che si è risolto, ma al di là di questo mancano gli arredi. E per questo che ho chiesto se fosse stato così. Ma ci sono degli impedimenti. La centrale unica degli acquisti, per esempio, è quella che ci impedisce oggi di guardare con più immediatezza quello che servirebbe, fare una gara, visto che parliamo anche di cifre abbastanza basse, e di poter avviare il servizio. Ma questa è una sfida di tutti però. Perché altrimenti o ci lamentiamo che questo, il decentramento non ce lo viene, oppure siamo anche un po' coraggiosi e quindi, dove è necessario, rivediamo un impianto che forse non ci è piaciuto e che soprattutto penalizza i municipi in particolare, e quindi siamo anche disponibili a ragionare su come ovviare e magari ripristinare una situazione che è molto più facile, agevole e soprattutto è anche più vicina alle richieste dei cittadini. Per fare questo è ovvio che questo non è il momento per farlo, perché siamo alla fine, lo scorcio di questa consigliatura, perché il Comune di Roma è commissariato, per quello che sappiamo, ce lo siamo detto, ridetto e stradetto, quindi è per questo che, come dicevo all'inizio, oltre a votare favorevolmente con le osservazioni che abbiamo fatto, tra l'altro abbiamo fatto anche un emendamento in più per chiedere ulteriori richieste e ulteriori fondi, anche perché la copertura che c'è sugli immobili del nostro municipio è del tutto insufficiente, e quindi anche su questo ci siamo spesi affinché si apra anche una fase di interlocuzione politica diversa. È ovvio che è evidente che è mancato in questo momento, dopodiché non ci possiamo neanche negare che gli errori sono stati fatti e toccherà a noi, a chi verrà dopo di noi, recuperare per evitare che si facciano gli stessi errori. La serietà andrebbe oggi premiata, perché rispetto a questo si dovrebbero misurare anche le competenze politiche e amministrative dei prossimi amministratori, a partire da questo municipio. Grazie. Grazie a lei. Consigliere Cofano. Grazie Presidente. Allora, volevo fare qualche valutazione rispetto a quello che è un bilancio un po' particolare, non tanto nel merito, quindi nella sostanza dei numeri e delle cifre, ma anche perché è un bilancio anomalo, in quanto dal 2000 è la seconda volta che la città di Roma è oggetto di commissariamento, e questo bilancio, come è stato anche già detto precedentemente, è frutto dell'attuale gestione commissariale. È già un dato il fatto che 15 municipi oggi, senza una regia apicale, per cui senza la struttura del Campidoglio e tutto ciò che ne consegue, hanno secondo me coraggiosamente preso i pezzi di carta alla mano, fatto le previsioni, fatte le valutazioni e ravvisato quali fossero le reali esigenze che i territori emanano rispetto a quelli che sono i numeri calati dalla gestione commissariale. Un atto coraggioso, appunto, perché se con tutto chiaramente il peso del se rispetto al fatto che i nostri pareri non sono vincolanti, ma sotto una consigliatura che aveva un sindaco, che aveva una giunta, che aveva un'assemblea capitolina, era più che evidente il ruolo della partecipazione dei municipi dentro a quella che era la partita del bilancio, seppur con un tiro della coperta sempre più stretta, ma un'interlocuzione che però c'era. E questa volta non c'è stata perché non c'è stata la discussione politica, in quanto la politica mancava. I municipi però coraggiosamente hanno appunto preso quelli che erano i numeri dettati dalle esigenze dei quartieri e dei territori. Io parto da un dato, nel senso che
un elemento di positività dettato anche da logiche nazionali, ad esempio il fatto che il patto di stabilità non è più stringente e non è più presente come era prima, è un punto da cui partire. Il piano di rientro è chiaramente formulato in un modo che ha un peso specifico consistente, ed è lì, secondo me, che la partita si gioca, nel senso che la città di Roma negli ultimi anni deve palesare ancora di più quelle che sono le reali contraddizioni di una città complessa e complicata come quella di Roma. Il governo nazionale, di qualunque colore esso sia, deve rendersi conto che per superare la crisi a Roma bisogna cercare di arginare quelle che sono le sofferenze sociali che negli ultimi anni hanno attanagliato le nostre periferie, in primis, dove secondo me dall'alto non c'è ancora una reale percezione di quella che è la sofferenza sociale dei nostri cittadini, perché la crisi non è soltanto quella che viene percepita come stereotipo di chi sta in mezzo a una strada perché homeless o quant'altro, ma in realtà c'è una situazione anche di chi lavora e di chi è concretamente nel tessuto produttivo e lavorativo della città, ma che vive oggettivamente al di sotto della soglia minima di povertà, ed è un numero che negli ultimi anni è aumentato spropositamente. Il tema per cui è sostanzialmente quello di una partita in cui il governo e chi per lui dovrà necessariamente rendicontare questo alla città di Roma, perché se non lanciamo la partita rispetto a quella che è l'emergenza sociale, qualsiasi bilancio continuerà a non risolvere quella che è la piaga centrale oggi della città di Roma. Trovo altresì curioso però che il bilancio spesso e volentieri è anche lo strumento, poi a poche settimane dal voto ancora di più, lo strumento politico per cui le forze politiche tutte, a cominciare da casa mia, da quella che è la compagine, diciamo, della sinistra, del centrosinistra, ma un po' a tutti viene utilizzato un po' approssimativamente. Io penso che nelle ultime settimane a Roma ci siano state un po' interlocuzioni stravaganti, perché vedere i gazebo di uno dei partiti che per 20 anni ha fatto la propria politica fino alla riva settentrionale del Po, mentre sotto alla riva del Po tutto era immondizia, e oggi viene coi gazebo a Roma dopo 20 anni di politiche scellerate e di finanziarie che hanno ridotto Roma in queste condizioni, mentre poi i lingotti d'oro erano nella tesoreria, nella segreteria di questo partito. Insomma, è veramente imbarazzante. Imbarazzante perché si viene a Roma per parlare alla pancia della gente senza parlare rispetto a quelle che sono le reali esigenze della città e dei suoi cittadini. Io penso che il bilancio di previsione sia stato un atto coraggioso dei municipi, perché, ripeto, la gestione commissariale non ha consentito agli enti di prossimità una reale discussione politica con quello che era l'interlocutorio principale, il sindaco e l'assemblea capitolina. I numeri sono insufficienti, i numeri possono essere insufficienti per quello che sono, ma ripeto, se non c'è la volontà politica di capire che il momento è complesso e il momento è particolare, rischiamo tutti di fare un errore madornale che appunto la campagna elettorale agevolerebbe rispetto alle posizioni delle forze politiche. Faccio un esempio: oggi a Roma, se parliamo della metro C, non possiamo andare in giro dalle persone e dire che la metro C finirà in tempi brevi. La metro C non finirà in tempi brevi, perché la metro C, per come è stata gestita fino ad oggi, rientra in quelle che sono state le logiche sbagliate di una gestione della città e della mobilità, per cui dire oggi che si finirà la metro C entro tempi brevi è dire una menzogna ai cittadini, e questo è opportuno che ce lo diciamo tanto in una coalizione, in una compagine politica, quanto nell'altra. Fare i conti con la realtà è il tema centrale di questa discussione. La contropartita che dobbiamo rilanciare al governo nazionale è quello di affrontare seriamente il problema della sofferenza sociale di questa città, che è l'elemento principale del fabbisogno e delle esigenze di Roma, per cui apprezziamo l'atto coraggioso di 15 municipi che sono andati, diciamo, a gestire questa partita senza discussione politica con la struttura apicale, ma rilanciamo però al governo la,
la necessità essenziale che questa città ha bisogno di un rilancio delle politiche sociali, altrimenti seriamente rischieremo sul serio una debacle che andrà oltre il discorso elettorale, ma proprio sociale, di aumento a dismisura dei livelli di povertà. Grazie. Grazie a lei. Consigliera Caccamo. Sì. Poi non c'ho più nessun altro intervento, interverrà la Presidente Fantino. Prego. Io innanzitutto una parola la devo dire a proposito dei lingotti d'oro e dei gazebo. Errare è umano, ma l'importante è, una volta che si è sbagliato, cercare di correggere l'errore, e questo si sta facendo pulizia, si stanno mandando via tutti coloro che hanno sbagliato. Prego. Va bene, io parlo in generale, perché il discorso vale per tutti. Quando si sbaglia, l'importante è accorgersi del proprio errore e poi di provvedere a correggere. Detto questo, a proposito del bilancio, tante cose sono state dette. Io volevo solo sinteticamente dire due parole e dire appunto che elementi positivi su base concettuale è stato innanzitutto elaborare un bilancio che non è più basato su una spesa storica né uguale per tutti i municipi, ma basato su un criterio di domanda potenziale, cioè sul numero dei residenti, sulle superfici, su un altro criterio che è la domanda espressa, cioè gli utenti serviti e le liste di attesa. Altro criterio è la individuazione di indicatori di disagio socio-economico. Inoltre, come già è stato detto, è stata introdotta una premialità basata sulle maggiori risorse provenienti dalla lotta all'evasione. Infatti sappiamo che tutte le entrate che pervengono ai municipi devono essere poi riversate nelle casse del comune. Introducendo questa premialità, in questo bilancio viene introdotto appunto in via sperimentale quel meccanismo volto ad attribuire ai municipi una parte delle maggiori risorse provenienti dalla lotta all'evasione, dagli stessi operata, in riferimento appunto all'OSP, alla imposta di pubblicità e ai passi carrabili. Tutto ciò in base ad una valutazione che viene fatta due volte all'anno, a giugno e a dicembre, rispetto alle risultanze relative all'annualità precedente, in questo caso il 2015. Tutto questo, oltre a portare una maggiore entrata per il municipio, rappresenta un motivo in più per scongiurare l'abusivismo. Un'altra considerazione che non è emersa in questa discussione è che è stata proposta da questo nostro municipio la possibilità di destinare 15.000 euro alla manutenzione dei mercati rionali attraverso una rimodulazione a costo zero. Considerato che anche quest'anno, purtroppo, nella proposta che ci perviene dal commissario non è stata prevista alcuna somma da destinare a tale scopo, si è pensato dunque di suggerire questa, tra le rimodulazioni, anche questa iniziativa, che stabilisce appunto, chiede e propone di mettere tra le previsioni una spesa che ammonta a 15.000 euro. Certo, non è sufficiente a coprire i fabbisogni della manutenzione, ma è comunque un segnale. Diciamo che questa cifra dovrebbe essere destinata alla manutenzione dei mercati rionali che comunque rappresentano un'importante realtà per il territorio, anche se abbiamo numerosi, in questo municipio abbiamo numerosi supermercati, centri commerciali, ma le persone anziane in più di un'occasione mi hanno rappresentato la loro affezione a questi mercati rionali. Infatti
queste persone anziane, che poi rappresentano un'alta percentuale di presenza nella cittadinanza di questo municipio, hanno manifestato questa loro preferenza, e perché il mercato rionale, oltre a essere importante per la spesa quotidiana dei prodotti freschi che vengono dai produttori, eccetera, rappresenta anche un importante centro di aggregazione sociale per queste persone. Grazie. Allora, prego la Presidente. Sì, grazie Presidente, consiglieri, assessori. Diciamo che la Giunta Municipale credo che ancora una volta ha dato segnali di responsabilità, perché sentendo gli interventi di alcuni consiglieri che giustamente mettevano in risalto tutto ciò che non c'è in questo bilancio, esercizio direi anche abbastanza facile, e è vero che potrebbe venire a tutti noi l'idea di rifiutare, cioè di mandare al mittente questo bilancio, se lo misuriamo su quanto è e quanto sia il bisogno, la domanda sempre in crescita, visto che viviamo in un periodo di crisi, di mancanza di lavoro e dunque di mancanza di prospettive. Però, come dicevo prima, abbiamo voluto invece dare un segnale, perché ci ha guidato il senso di responsabilità, e noi sappiamo che avendo un bilancio derivato, ed essendo per noi lo strumento del parere un parere non vincolante, l'unico modo che abbiamo di intervenire e di provare a ottimizzare le risorse che riteniamo necessarie per poter assolvere ai principali doveri di servizi che eroga il municipio, è proprio quello del proporre da un lato emendamenti e dall'altro di fare questi movimenti minimi, ma indispensabili perché i nostri uffici possano garantire quei servizi. Allora, io dico che questo, dopo tanti anni, noi abbiamo iniziato nel 2001 con l'elezione diretta dei presidenti di municipio, quello doveva essere l'inizio di un percorso verso un decentramento, dunque verso una restituzione ai cittadini di potere reale, perché i cittadini quando ci eleggono ci danno un mandato che noi dovremmo essere in grado di assolvere, ma che non avendo la possibilità di gestire le entrate, dunque di determinare noi che cosa facciamo con le risorse, verso dove le indirizziamo, è evidente che questo mandato in qualche modo è monco. Ora, in 15 anni purtroppo sono passati i governi sia di centrosinistra che di centrodestra, compreso commissariamento, e ancora ci troviamo al punto di partenza. Ora, è un punto di partenza che secondo me lo è per certi versi da un punto di vista formale, ma sicuramente insieme alla cittadinanza in questi 15 anni si sono innescati dei percorsi di maggiore consapevolezza da parte della cittadinanza di quanto sia importante un decentramento e maggiori poteri ai governi di prossimità, e credo di poter dire che una maggiore consapevolezza di quanto sia indispensabile per la classe politica locale di diventare brava, di studiare e di capire laddove e come la macchina amministrativa debba essere riformata, modificata, ma anche non giocare quel ruolo che spesso siamo propensi a fare, che è quello del disinformare anziché informare. Uso il termine forte disinformare perché alle volte per ragioni varie è facile dire al cittadino non è responsabilità nostra, e parlo sia per quanto riguarda il singolo, sia per quanto riguarda il gruppo politico, sia per quanto riguarda la forma più di coalizione. Allora, il cittadino deve essere informato, perché nella misura in cui un cittadino è informato è anche capace di individuare dove vanno fatte le modifiche, come queste modifiche sono effettivamente necessarie, in modo tale da poter leggere e partecipare nel modo dovuto. Infatti ho sentito
negli interventi che si criticava e si parlava di un bilancio partecipato. Sinceramente non so dove è stato letto come bilancio partecipato, perché queste due parole ci rimandano a un'idea molto molto più complessa e molto più seria, che al momento non esiste in Italia, non esiste certamente nel Comune di Roma e non esiste in questo municipio. Bilancio partecipato vuol dire prima di tutto un bilancio reale, in cui non è derivato il bilancio e dunque la partecipazione può intervenire nel merito delle scelte. Bilancio partecipato vuol dire anche un regolamento che lo supporta, e vuol dire anche degli investimenti, perché la partecipazione, come la democrazia, ha un costo. Nella misura in cui la democrazia e la partecipazione cominciano a non avere costi, quelli che vi possono accedere sono quelli che hanno delle risorse proprie. Torniamo al passato, un passato molto lontano, in cui certi settori sociali molto ristretti decidevano della cosa pubblica, diciamo, non assolvendo il ruolo di rappresentare la maggior parte della società, della cittadinanza. Allora io credo che sia un dovere per noi, dopo tanti anni, e sicuramente per me, ma insomma qui sono presenti persone che credo che probabilmente fossero nell'amministrazione locale anche prima, centrare il tema del decentramento, perché Roma non solo è stata penalizzata fortemente, io credo per alcune questioni anche in modo immeritato, però è anche vero che su Roma sono cadute tutto il carico che ha una capitale, che ha una città e che ha un paese, dove probabilmente la corruzione, la mafia e la camorra sono una delle realtà con le quali bisogna fare i conti. Non è certamente Roma l'unica città che ne è stata invasa, ma sicuramente, essendo la capitale, essendo la città di 3 milioni di abitanti, è quella che ne ha avuto il peso e le conseguenze maggiori. Allora, affrontare tutto ciò è molto importante, perché spesso le misure che sono state prese a caldo dopo questo shock che Roma ha avuto in questi ultimi anni sono misure che hanno messo altrettanto la macchina amministrativa in difficoltà. E questo è un bene che lo si conosca, si sappia di che cosa si parla, così non andiamo a dare dei giudizi superficiali sull'operato, anche nel caso nostro, locale, della nostra amministrazione, che è un'amministrazione, è bene saperlo, che noi siamo quasi la città di Bologna, ma abbiamo 3 dirigenti su 40 che hanno loro. Allora, pensare che si controlli, pensare che si svolga un lavoro di ispettorato, pensare che si sia in grado di progettare con una risorsa scarsa in quantità e anche scarsa in quanto formazione, perché sono anni che all'interno dell'amministrazione pubblica non c'è una formazione che permetta anche di ottimizzare il proprio personale, tutto questo certo non concorre a quello che io chiamo la capacità di dare risposta alla domanda e anche la capacità di farci valere per quanto riguarda il decentramento di cui sopra. Per arrivare in poi alla città di Roma, Comune di Roma, che come tante altre città ha subito il condizionamento verso gli enti locali, perché tutti gli enti locali sono colpiti in questo momento e sono colpiti da una scelta che è stata fatta da un governo di questo Stato, di inserire nella Costituzione la spending review, e che ha dato alla burocrazia statale la possibilità di decidere, anche laddove i programmi di chi si è presentato a elezioni, di decidere questo si può fare e questo non si può fare. Lo dico perché in questo territorio, è bene che lo si sappia, noi abbiamo una serie di realtà, in tutta Roma sono circa 800 siti, che per diverse ragioni sono stati assegnati o comunque sia occupati o comunque sia non hanno la titolarità. Andiamo da associazioni, andiamo partiti, ci sono anche rappresentanze del vicariato, ci sono i centri sociali. Allora, questo a che cosa ci rimanda? Ci rimanda anche alla nostra autonomia di poter decidere come governo del Comune di Roma di quale sia il valore sociale che si voglia dare al proprio patrimonio. Valore sociale che può essere declinato in quello che può essere un servizio che eroga un'associazione, a quello che può essere un servizio
o comunque sia un presidio culturale che possono svolgere altre realtà. Bene, questo al momento è stato assolutamente sottratto alla volontà dei cittadini che poi attraverso le scelte che fanno danno mandato alle proprie rappresentanze. Questo esempio lo porto per dire che quando parliamo di bilancio è bene che mettiamo il punto su quello che noi oggi siamo e possiamo fare. Per questo dico il senso di responsabilità della Giunta, laddove ha preferito proporre degli emendamenti, perché chissà questi emendamenti, se non tutti, alcuni verranno presi in considerazione e potremo in questo modo garantire i servizi così necessari per la cittadinanza. Ma dico anche necessario senso di responsabilità di noi tutti, amministratori locali di prossimità, nel capire che se i prossimi 5 anni la situazione dal punto di vista dei poteri della città di Roma, dal punto di vista di quello che significa per la capitale di questa città non avere quelle risorse aggiuntive per poter far fronte a queste funzioni, ricade direttamente sui costi che vanno a gravare sulla nostra cittadinanza e sulla sottrazione di alcuni servizi. Perché anche oggi la mancanza di fondi è legata, la consigliera Cerconi confondeva, la invito insomma ad approfondire meglio, il piano di rientro, cioè la restituzione del debito alla quale Roma è incatenata per i prossimi decenni, purtroppo o si ridiscute con lo Stato e dunque in qualche modo lo Stato se ne fa carico e sottrae una parte di questo debito, o se no noi siamo costretti a farne conto da qui, credo che si sono fatti i conti fino agli anni 40, se non mi ricordo male. Allora, è evidente che questo tema è un tema molto serio, delicato, ma va capito e va soprattutto restituito ai cittadini per far sì che i cittadini possano essere cittadini informati e possano di conseguenza scegliere laddove daranno mandato a chi vorranno che li governi. Allora non è semplificando, facendola facile, ma è bensì invece cercando di entrare nel merito di una complessità, perché di fatto c'è, chiarire quelli che sono i reali poteri, chi ce l'ha, e pretendere da chi ce l'ha che vengano o restituiti o redistribuiti, ma comunque in una formulazione di riordino dei poteri e della macchina amministrativa che deve essere chiarita ai cittadini, perché se no il semplificare tutto permette poi di giocare a quelli che invece le cose ce l'hanno chiare, e proprio su questa confusione purtroppo ci hanno portato dove siamo arrivati. Grazie. Grazie Presidente, no, consigliera Cerconi, no, consigliera Cerconi non è possibile. Allora, passiamo agli ordini del giorno. Qual è il richiamo al regolamento? No, perché quando viene nominato qualcuno ha sempre avuto la possibilità di rispondere. No, non è così, se uno viene offeso, non è che uno, consigliera Cerconi non è possibile. No, però in allora, passiamo, scusi consigliera Cerconi, per favore. Per favore. No, perché in questo caso faccia comunque non le ho dato la parola, consigliera Cerconi, nessuno, ma nessuno l'ha offesa. Il presidente ha detto che consigliera Cerconi fa intendere ai cittadini, consigliera Cerconi, nessuno l'ha offesa. Allora passiamo agli ordini del giorno. Consigliera Cerconi, per favore, la campagna elettorale si fa fuori dall'aula municipale. Allora, scusate. Quindi avevo ragione nel dire semplicemente che non le ho dato la parola. Allora, o me la prendo. Non le ho dato, no, non è possibile. Adesso la manto fuori. Ma è vero, sicuro, ha ragione il consiglio. La signorina. È il secondo richiamo che le faccio. Va bene, poi la manto fuori dall'aula. Allora, passiamo agli ordini del giorno. Allora, consigliere Tutino, primo firmatario. Grazie, presidente. La espello dall'aula. Mi ha richiamato e andiamo su tutti i giornali. Lo faccia. Scusi, non siamo il ventennio che fa come le pare. Complimenti, presidente. Complimenti, anche registrato. Complimenti presidente, bravo presidente, sta. Allora, consigliere Tutino, allora ci sono 2 ordini del giorno,